Benvenuti sul canale Il Diario di un Musicista Musicologo. Vi presento un articolo del poeta e scrittore Giuseppe De Abate, che ci offre un ricordo dell'attrice teatrale Adelaide Ristori. Le immagini che vedrete fanno parte sempre dell'articolo. Il teatro e la guerra. Il patriottismo di una grande attrice. Parte prima. L'attrice grandissima, le cui onoranze in quella cividale del Friuli che le ha dato i natali furono rinviate a causa di questa orribile guerra che funesta mezzo mondo, più di una volta nella sua lunga e gloriosa carriera fece dell'arte sua strumento di guerra, o almeno eccitamento alla guerra di liberazione nel cuore dei suoi compatrioti. Più di una volta assistette ad avvenimenti guerreschi o ripercussioni di guerre in paesi stranieri, mentre, facendo in questi squillare la nostra bella e melodiosa lingua e recandovi la grande e serena arte nostra, affermava il diritto d'Italia a sedere fra le maggiori nazioni europee. Non mai ed in nessuna altra attrice meglio che in Adelaide Ristori andarono forse più strettamente congiunte arte e patriottismo, e forse nessuna altra accese tanto amor di patria dalla scena nell'animo degli italiani. Già la sua meravigliosa vita artistica aprivasi, può dirsi, in quel teatro d'Angers, che aveva visto le giovanili dimostrazioni degli studenti torinesi, preludio soffocato nel sangue dei patriottici movimenti di cui sarà campo più tardi la vecchia capitale del Piemonte. Adelaide Ristori assiste in quel teatro e nel teatro carignano, dove in alcuni mesi dell'anno si trasportava dal Dungeon la compagnia reale, agli entusiasmi che suscita la famosa apostrofe all'Italia in quella Francesca da Rimini, di cui era stata la prima interprete la sua grande maestra Carlotta Marchionni, e che essa, interprete non meno meravigliosa, porterà poi trionfalmente di teatro in teatro, facendone risuonare il dolcissimo verso nei due periodi di maggior fervore italiano. Quando l'ardente invocazione di Paolo fa scatenare le platee in impeti indescrivibili di fanatismo patriottico. E non soltanto nei teatri della penisola, ma anche fuori d'Italia, a Parigi, dove, come è noto, appunto con la Francesca, Adelaide Ristori apriva quella memoranda stagione per la quale il suo nome si diffondeva per tutto il mondo. Fu quello l'avvenimento più grande e decisivo della gloria e della fortuna della tragica italiana. E per quello ella poté in tanta parte del mondo civile esercitare il suo apostolato patriottico. Quell'apostolato veniva da gran parte del suo repertorio teatrale, da quei forti drammi specialmente in cui ogni accento a patria, a libertà, ad eroismo era colto a volo dal pubblico e serviva a quelle dimostrazioni che tanto inquietavano la polizia. Gli anni della maggiore ascesa nella carriera artistica della Ristori coincidono con quelli della preparazione e dello svolgimento magnifico della nostra epopea nazionale. Onde uno stesso entusiasmo sembra accompagnare gli avvenimenti guerreschi d'Italia e i trionfi della sua maggiore attrice drammatica. Gli stessi autori sembrano ispirarsi alle ore piene di fremiti patriottici che volgono per l'Italia e scrivono per l'interprete, sempre più cara al pubblico, lavori atti ad accendere gli spiriti con rievocazioni o allusioni allo stato della patria nostra. Uno di questi lavori, Giuditta,
che Paolo Giacometti aveva scritto espressamente per l'Aristori, rappresentato negli ultimi mesi del 1858 in varie città italiane, Venezia, Padova, Verona, Mantova, Bologna, Parma, procura all'attrice che pur ai trionfi e avvezza così strepitose dimostrazioni e frenetiche esplosioni di patriottismo che l'Aristori, scrivendone alla sua antica e venerata maestra, esclama, dopo di aver narrate tutte le grandi feste prodigatele: partì da Parma col cuore spezzato, Dio, che amor nazionale. Per 3 sere di seguito dovei ripetere l'inno di Giuditta, divenuto inno nazionale. Pensate quale uragano d'applausi dovevano suscitare quei versi. Il suo nome ai fanciulli imparate. Sappiano essi che sacra è la guerra, se lo stranio minaccia la terra, che per patria l'Eterno ci die. Dio e patria son uno, son tutto per noi figli. E pensate il terrore della polizia, ogni qualvolta si annunciava quel dramma. Allora che la più piccola scintilla bastava ad accendere la gran fiamma dell'entusiasmo patriottico. A Venezia, appunto, in quella stagione al Teatro San Benedetto, non appena l'attrice ebbe lanciato quei versi, l'entusiasmo divenne delirio e tutta la platea si levò acclamando e chiedendo il bis. Ma, tornata che fu in scena la grande attrice, subito si comprese dal suo viso e dalla sua agitazione che qualche cosa durante quell'intervallo doveva essere successo, e si indovinò e si seppe poi subito che un commissario si era recato a redarguire l'Aristori così severamente e sgarbatamente che essa gli aveva gettato sulla faccia vari sonori «Imbecille!». Il commissario rimase non poco sconcertato, ma il giorno dopo alla grande attrice italiana veniva imposto lo sfratto da Venezia. Nell'anno appresso, l'epico 59, Adelaide Ristori è a Parigi per una nuova tournée e dalla capitale della Francia, seguendo col pensiero e con cuore palpitante gli avvenimenti politici che vanno sempre più incalzandosi nella patria sua, scrive sul finire del marzo alla Marchionni a Torino, di dove con tanta ansietà si guardava Parigi. «Mia carissima Carlotta, attendevo di giorno in giorno a dar le mie nuove, sperando di poterle dire qualche cosa di positivo per questa benedetta guerra. Ma ogni giorno insorgono nuovi intoppi, contrarietà che buttano a terra i progetti degli ieri. Così ogni giorno siamo a ricominciare da capo. A tutti coloro che le dicono che a Parigi è già fissata la guerra o la pace, non dia retta. Si è qui in un caos profondo, e per quanto le teste saltate tentino formare induzioni secondo i loro desideri, finiscono col concludere zero. Ma il caos è dileguato, tutto si è schiarito e già i francesi combattono a fianco dello strenuo esercito piemontese per la causa italiana, e siamo anzi alla vigilia, si può dire, delle nostre gloriose vittorie là sulle rive della Sesia, quando Adelaide Ristori, riscrivendo alla Marchionni, dopo aver detto dell'esito stupendo ottenuto da Cassandra, torna a parlare della guerra. Noi pure non viviamo che per la guerra, e si è sempre trepidanti sull'esito degli scontri, non che temiamo del valore delle armi piemontesi e francesi, ma perché troppo sarebbe la gioia del trionfo. Dio quanto sangue,
ma Dio per risorgere ha dovuto prima morire. Speriamo che il sangue che ora spargono i nostri valorosi fratelli serva di battesimo alla nostra redenzione. La grande attrice contava in quei giorni fra i combattenti un suo fratello, Augusto Ristori, il quale, a sua insaputa, si era arruolato in Arezzo e che, 7 anni dopo, vinto da quel nuovo impeto di entusiasmo che assaliva la gioventù italiana ed ispirava a Paolo Ferrari quella graziosa e commovente commedia che è Nessun va al campo, tornava ad arruolarsi e combattere per la patria. Nell'una e nell'altra guerra, intanto, Adelaide Ristori non aveva recato soltanto il contributo di quel suo apostolato patriottico, nel quale Camillo Cavour, che nulla dimenticava di quanto potesse giovare alla causa nazionale, incitava a continuare l'attrice, che possiede in grado eminente il dono di commuovere e persuadere, ma aveva pur dedicato l'opera sua in recite di beneficenza per la guerra, promuovendo, incoraggiando o partecipando a spettacoli, il cui provento era rivolto a lenire i mali della guerra. Quali e quante rappresentazioni furono organizzate qua e là per l'Italia, alle quali il concorso di Adelaide Ristori voleva dire l'assicurazione di un largo incasso. Voglio in ogni modo essere utile al mio eroico paese, che riempie d'ammirazione tutta Europa per il suo valore, scriveva durante la campagna del 1866, annunciando il suo proposito di dare una recita a pro delle spese per le ambulanze in uno dei suoi ritorni a Torino, dove, se non poteva più avere in quell'opera di bontà la cooperazione della Marchionni, spentasi da un lustro, trovava quella di un altro gran cuore di donna e di artista, in Carolina Malfatti, una delle più singolari figure che abbia avuto il mondo teatrale in tanta parte del secolo scorso. Maestra di generazioni d'attori ed attrici ed incitatrice di nobili entusiasmi e sacrifici per la patria, la quale andava altera e ben a ragione di questa letterina che Garibaldi le aveva rilasciato. Storo, 9 agosto 1866. Corpo Volontari Italiani, Quartier Generale. Io sono ben riconoscente alla signora Carolina Malfatti per la generosa sua devozione ai nostri feriti. Giuseppe Garibaldi. Letterina degna di figurare tra i ricordi del nostro risorgimento, accanto a quella che poco prima il generale aveva pur diretta alla Ristori, per dirle tutta la sua ammirazione e tutta la sua gratitudine. Storo, 16 luglio 1866. Gentile signora, ricevo lettera del dottor Riboli che mi mette a conoscenza di quanto fate per i nostri volontari. Io, in nome loro, vi significo tutta la riconoscenza che si può sentire per un'italiana come voi, che al cuore e alla gloria di artista aggiungete quella di patriotta. Credetemi, devoto vostro, Giuseppe Garibaldi. La prima parte di questo articolo è terminata. Vi invito a seguire la seconda parte.